Ciao cari amanti di Fallout 4, ben ritrovati a Far Harbor. Mi trovo a pochi passi dal Nucleus, base dei figli dell'atomo, questo gruppo di estremisti fanatici, chiamiamoli così, adoratori delle radiazioni. Siamo qua perché dobbiamo cercare il terminale in cui sembrano essere incamerati i ricordi di Dima. È un luogo in cui non vi ho ancora messo piede volontariamente, quindi lo faremo ora insieme. Andiamo. Ui, ok. Richter, ti prego, non farci questo. Siamo sempre stati loro. Sono il grande loro zelota. Signori. E la vostra dedizione è dubbia. Dovete dimostrare grande la vostra zelota. Uno di voi che tornerà all'ovile. L'altro tornerà all'atomo. Richter, è assurdo. Non puoi aspettarti che noi. Per voi è tornato all'ovile o l'atomo? C'è così. Altro? È tutto, sorella. Grazie, grande zelota. Sa che estremisti fanatici. Proprio la parola adatta, credo. Tu che ci fai qui? Ti manda Far Harbor. Che problema avete con Far Harbor? Quegli infedeli perseguitano i nostri missionari e usano empia tecnologia per rubare la terra che l'atomo ci ha donato. Non so cosa sia peggio e voglio assicurarmi che tu non sia qui sul loro ordine. Di quale tecnologia empia parli? I condensatori della nebbia, i loro salvatori. L'unica cosa che gli permette di abitare in quel maledetto porto. Informazioni di cui sei a conoscenza se ti mandano loro. Spiegami perché hai osato mettere piede su un suolo sacro. A meno che tu non sia qui per unirti ai figli dell'atomo. Rimaniamo figli sul vago, dell'atomo? Va? Di cosa si tratta? Noi siamo i figli dell'atomo, servitori del creatore di questo e di tutti i mondi. E di tutte le cose visibili e invisibili. Cosa intendi per suo dominio? L'isola. Hai visto la nebbia, immagino. Hai sentito il contatore Geiger del tuo bracciale, vero? È l'atomo che diffonde il suo splendore su queste lande. E lo splendore è la via per la nostra salvezza. Allora, durante la lezione, beh, questo non glielo chiedo, lo sappiamo benissimo. L'esecuzione. Che stava succedendo con quei due figli dell'atomo che stavi interrogando? Una questione di fedeltà, ma non è un problema tuo. Ora, se non sei qui per unirti a noi fedelissimi dell'atomo, ti consiglio di andartene. Allora, con farmi passare, mi sa tanto che toccherà fare a botte. Botte, tra virgolette. Noi. Voglio unirmi a voi. Ci sto. La decisione su chi può entrare nella famiglia aspetta all'atomo. Dovrai compiere un rituale e dimostrarti meritevole della sua gloria. Bella domanda. Cosa si deve fare, di preciso? Non lontano da qui c'è una piccola fonte. I prescelti dell'atomo bevono e ricevono qualcosa. Un segno, un'esperienza. Chi non è prescelto raramente torna. Immagino quanto è buona l'acqua. Niente, beh, c'è poco da pensare, via. D'accordo. Farò ciò che chiede l'atomo. Allora vediamo se sarai meritevole o no. Vai alla fonte, bevi. Se farai ritorno, parleremo del tuo futuro con noi. Cari ragazzi, cambio di programma in corso. Eravamo qua per entrare, ma si è attivata questa quest, e quindi è questa che facciamo. Anzi, cambiamo subito. Salvo, ripartiamo. Quindi togliamo questa e andiamo con questa. Andiamo, Nick! Se non ti rivedremo più, significa che avremo avuto la nostra. Non possiamo, Nick. Non possiamo andarcene. Vamos alla fuente. Alla fuente di acqua proprio purissima, immagino. Di sorgente. Il luogo è alquanto spettrale. Sì. Eccola. La fonte d'alta montagna. Oh, le radiazioni, via, beviamo. Ora? E chi è questo?
questa, la voce femminile. Allora, Radaway. Voglio parlare. Non può essere vero. Non ha tanta voglia di parlare. In che brutto sogno siamo capitati? L'acqua era lisergica. In che brutto trip siamo entrati? Questi? Attaccano, no? Ci cagano. Disturbato e disturbante al tempo stesso. Ho questa sensazione. Ok, ci siamo. È occupato. Si capisce che faccia c'ha. No, ok, indaghiamo. Santuario dei figli dell'atomo. Abbiamo visto. Che cazzo vuoi? Ah, è leggendario, un attimo. Dai Nick, ammazza qualcuno però, lo stai facendo una madonna. Ammazza Ghoul, non vale una madonna. Ce n'è un altro. Ti finisco così. Siamo? Ci siamo. Ah no, ci siamo il cazzo. Bello, questo effetto sonoro della massa è qualcosa di al bacio proprio. Ti rimane dentro. Cioè, perlomeno. A me mi rimane impresso. Ok, allora.
sblocca la gabbia. Allora, iniziamo a guardare. Gli elementi sacri. Allora, guida ai sacri elementi, alla parola sacra dell'atomo. La sua tavola conduce all'interno. La sua tavola conduce all'interno. Ah, ecco la tavola. Tavola degli elementi. Tavola degli elementi. N-O-T-H-E-R. Mother. Madre. Che sia la password. Allora, 99. Sono curioso, ragazzi. Non ci fate caso che io sono... mi ficcio sulle cose. Allora... ES, non ci vedo bene. Aspetta, dunque, ES. Allora, MO non è ES però. Dunque, MO che simbolo è? Il molibdeno mi sembra. Vediamo un po' se ci ho preso. Sì, dove lo trovo però. Puoi stare allerta per un secondo. Beh, lasciamo perdere, casomai ci guardo io dopo, se no sto qua un'ora, dai. Lasciamo stare. Grazie. Se trovo qualcosa, casomai ve lo faccio vedere. E guardiamo questo. Allora, in questo altare rifugiati nel pensiero dell'atomo, sappi che i suoi servitori lo osservano. In questo altare rifugiati. Icona della madre. Ci siamo. Vediamo se nasconde qualcosa. No, ok. Prendi. Ci ribecchiamo dal grande zelota. Mi faccio un giro attorno prima e controllo la tavola. Mi è venuto in mente... non lo so, casomai ve lo dico. Allora ragazzi, mi sembrava di aver visto giusto. In realtà c'è qualcosa che non torna. Allora, 68, erbio. E in effetti, proprio l'erbio, eccolo lì. 68, erbio. Il 90, che è il torio, in effetti, è proprio il torio, eccolo lì, 90, torium. MO, che il molibdeno, mi ricordavo bene, non è però il 99, perché il molibdeno è bensì il 42, eccolo, molibdeno. Il 99 in realtà è l'einsteinio. Eccolo, einsteinium. Einsteinio, nome preso ovviamente da Albert Einstein, Albert Einstein che ha passato una vita a studiare l'atomo, e direi che il cerchio si chiude. Che poi tra l'altro Einstein diceva che il genio è l'1% talento e il 99% duro lavoro. Ed ecco ancora che ritorna fuori il 99. Avrebbero sennò tranquillamente potuto mettere MO42. Ed era comunque lo stesso Mulder. Direi un simpaticissimo e curioso easter egg che ho scoperto. Quindi mi piaceva assolutamente farvelo vedere. Eccoci di ritorno dinanzi al grande zelota Richter. Sei qui? Davvero notevole. L'atomo ti ha rivelato qualcosa? Sì, un easter egg. No, a parte gli scherzi, allora. Voglio sapere di più sulla donna. Ho bevuto dalla fonte e mi hanno portato a questa statuetta. Per la precisione, mi ci ha portato una donna spaventosa. Una donna? E ti ha condotto a quell'icona? Che tipo di donna? Cosa hai visto? Abbiamo provato a guardargli il volto, ma si vedeva molto male. Questo oggetto ha qualcosa di speciale. Credo sia un messaggio da parte di qualcuno molto importante. Devi dirmi che cosa hai visto. Ma io gli dico la verità. Un'esperienza ultraterrena. Lisergica, lisergica. Come vedere un'ombra vivente avvolta dalla nebbia. Sia gloria all'atomo. Allora l'hai vista davvero. La madre della nebbia. La madre è un messaggero dell'atomo, una guida per chiunque sia importante per i suoi piani e per il futuro di questa famiglia. Lei ha condotto qui i primi adepti, e se si è manifestata a te, è evidente la strada che egli ha tracciato per il tuo cammino. Se te la senti di affrontare il prossimo passo, allora tra i figli dell'atomo c'è un posto anche per te. Avrei alcune domande, direi proprio di sì. Avrei un paio di domande, se non ti dispiace. Se proprio devi.
Voglio sapere cosa mi è successo alla fonte. Pare che l'atomo ti abbia mostrato qualcosa. Solo chi è degno dei suoi figli ha queste visioni e sopravvive. Ma ai suoi eletti egli offre altro. Un messaggero, o nel tuo caso la madre. Quindi la madre era reale? Molti credono che sia uno spirito, una creatura dei boschi. Altri la considerano una vecchia eremita. In ogni caso, senza di lei la nostra famiglia non esisterebbe. Se tu l'hai vista, è evidente che il tuo destino è qui, tra noi. Ma... Vuoi dirmi che cosa stava succedendo tra te e quei due figli dell'atomo al mio arrivo qui? La nostra famiglia è fondata sulla fiducia. Molti abitanti di quest'isola ci ucciderebbero senza pensarci due volte. Quei due dovevano dimostrarsi degni della nostra fiducia. Uno di loro ci è riuscito. Parlami del credo dei figli dell'atomo. Noi crediamo nell'atomo, che venne in questo mondo due secoli or sono e lo graziò del suo splendore. Lo splendore è la luce che i figli seguono per raggiungere la divisione. Cos'è la divisione? Liberazione. La liberazione del nostro potenziale, di tutti i mondi rinchiusi dentro l'essere, scissi e ricostituiti mille e più volte attraverso lo splendore. L'isola è il luogo perfetto per ospitarlo, grazie alla nebbia, il nucleus. Una sorta di reincarnazione. Dunque, con pazienza, qui tutti troveremo lo splendore. Sono rimasto un po' perplesso. Non ho altre domande. Te la senti di prendere posto tra i figli dell'atomo? Stavolta passo. Sono pronta a seguire la sua via. Eh sì, adunque. Non credo sia una buona idea. Questa gente la conosciamo appena. Entra e mostra l'icona all'alto confessore al termine del suo sermone. Vorrà sicuramente vederla. Dopo aver parlato con lui, torna da me. Ho un incarico per cui potresti tornarmi utile. E prendi questi, vestiti più adatti alla situazione. E ricorda, qui siamo tutti devoti servitori dell'atomo. Messaggero o meno, ogni atto empio contro la famiglia non sarà tollerato. Benvenuta, sorella. Direi che mi ha lasciato con più domande che risposte ancora. Allora, vesti da devoto dell'atomo. Resistente alle tensioni 20, resistente ai danni 25, peso 3, valore 100, una sola, ok. Ciò che l'atomo richiede, ok, e questa sarà poi. E poi dovremo fare quella per cui siamo arrivati e bla 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 e tanto altro, insomma. Ui, sei rimasta male? Alex. Oh... Ok ragazzi, la quest si conclude qua, poi ovviamente faremo anche ciò per cui eravamo arrivati, ora che possiamo entrare senza problemi. Va bene, ci salutiamo quindi, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.